tanti anni fa con una tassia commerciale perché sono dentro, dopo l'istituto d'arte, però avendo studiato all'istituto d'arte, avendo delle basi di disegno, piano piano ho cercato di elaborare questa tecnica della tassia, affinandola coniugandola con la tecnica pittorica, cioè ho unito le due tecniche, la tecnica pittorica e la tecnica della tarsia, è venuto fuori qualche cosa di anormale di quella che è la tarsia comune, che sono degli effetti di chiaroscuro, oppure qui vedete che ci stanno le luci, le ombre, le prospettive, i piani, e quindi è la tecnica pittorica. E la tecnica della tarsia è una tecnica artigianale. La tarsia nasce tanti secoli fa e poi si è evoluta in Europa dal 1300 in poi. E abbiamo delle grandi opere come la Certosa di Padula, il Coro dei Padri, dei Conversi, che sono delle tarsie datate 1503. E poi man mano, oltre alla tarsia, man mano che sono stato formato nel 90, sono anche formatore professionale, riconosciuto a livello europeo. Tramite un progetto ebbi delle esperienze a Lisbona, in un istituto d'arte di Lisbona, con altri artigiani, maestri, tarsiatori di Lisbona. Poi sono stato all'isola di San Secolo per affinare la tecnica al Centro per la Conservazione del Patrimonio Architettonico, dove mi diedero un'attestata di alta professionalità. E quindi diciamo, ma a parte il fatto che ci vuole una grande passione, se non c'è passione, quindi a me questo tipo di tecnica della tarsia mi ha affascinato e quindi mi ha trasportato dalla pittura, che io all'Istituto d'Arte dirigevo, e quindi mi ha trascinato in quest'altro tipo di settore. Ecco quello che poi è venuto fuori. Io vi ringrazio e ringrazio. No, grazie. Riccardo, le tue opere sono esposte anche in importanti monumenti, per esempio c'è un'opera monumentale, secondo me, che sono le 14 tavole della Via Crucis, che sono nella Basilica di Nita, vero? Una grande opera ponderosa. A parte nella Basilica Santa Maria della Urameta c'è la Via Crucis in Tarsiate, che ci sono voluti 2 anni e 8 mesi per realizzarla. È stata definita una delle più grandi opere mai intarsiate da persone competenti, tra cui anche l'avvocato Nino Cuomo di Sorrento, altre personalità, dai tre quando facemmo l'inaugurazione. Poi ho delle opere a Malta, in America, anche se può sembrare, diciamo, anche Berlusconi c'ha delle mie opere. E comunque non solo per Berlusconi, anche pure Carmen c'ha un'opera, anche no, ma è la Madonna che abbiamo in camera, sì, quella c'è anche Bellini, il colonnello Bellini, non so se ve lo ricordate, Bellini e Cocciolone, il pilota del Tornado che fu abbattuto in Kuwait, gli feci un'opera personale per lui, che adesso lui in America, è stata a cena un paio di volte a casa mia, e quindi anche lui c'ha delle opere. Giudice padre Stanislao, l'arcivescovo di Cracovia, ha delle mie opere. E, diciamo che mi hanno ordinato delle cose, quindi io ho fatto delle cose per loro. Vabbè, poi altri personaggi, se mi posso permettere, anche io ho una sua opera. Beh, guarda, tu sei un'opera da solo, sei tutta un'opera, quindi mi sento onorato di tutti quelli che hai citato. Bene, e il futuro? Tu vedi il futuro per la tarsia d'arte, Merele? Diciamo che oramai quest'arte, oltre che poi l'arte, è proprio la tarsia in se stessa che sta in estinzione. Credo che tra poco a Sorrento stanno chiudendo tutte quelle botteghe artigiane, non ci stanno più. Si è evoluto, nei tempi cambiano le mode, cambiano i tempi, cambiano le cose, e quindi anche questo tipo di arte dopo 600-700 anni, 1000 anni va a finire, anche perché poi in effetti si cominciano a trovare più i legni, non si trova più chi poi, perché la tarsia ha bisogno di chi di placca la verniciatura, quindi scompaiono queste figure artigianali, scomparendo man mano poi
va a finire. Siamo quasi alla fine, diciamo, sono rimaste pochissime botteghe a Sorrento, che entrano nel giro di 4-5 anni, chiuderanno anche loro, quindi man mano che vanno in pensione.